Marsala, operazione antidroga nel quartiere di Sapù, si scattano 14 misure cautelari. Mazzara, controlli della Capitaneria, sequestrati 170 kg di gambero non a norma. Mazzara, mercato agroalimentare, la denuncia dell'ex sindaco Cristaldi sul degrado della struttura. Mazzara ha preso il via al carnevale a Drabanna Luponti con sfilate e spettacoli. Calcio, eccellenza, il Mazzara ospita domenica il Gela, la mazzarese va a Casteldaccia. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Lo avete sentito nei titoli: operazione antidroga dei carabinieri a Marsala, 14 le misure cautelari particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala, con il supporto dello squadrone cacciatori di Sicilia e del nucleo cinofili di Palermo, hanno eseguito questa mattina un'operazione antidroga denominata Virgilio. Il GIP del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura Lilibetana, ha emesso provvedimenti cautelari nei confronti di 14 indagati. 11 sono finiti in carcere, 2 divieti di dimora nel comune di Marsala e un obbligo di dimora nel comune marsalese. Gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione, riciclaggio di denaro e lesioni personali. L'indagine ha scominato l'attività di spaccio nel quartiere popolare di Sapusi, nella via Virgilio, da qui il nome dell'operazione. Alcuni episodi di spaccio risalirebbero al 2019. La cessione della droga sarebbe stata gestita da 3 gruppi di spacciatori in concorrenza tra loro, al vertice dei quali figurava sempre una donna. Lo stupefacente, proveniente da Palermo attraverso corrieri che effettuavano viaggi su bus di linea, sarebbe stato tagliato e ceduto all'interno delle abitazioni dei principali indagati, protette da sistemi di videosorveglianza. Alcuni assuntori, considerati a rischio di insolvenza da parte degli spacciatori, sarebbero stati costretti a consegnare pusher la carta del reddito di cittadinanza in cambio delle dosi. Tra gli assuntori ci sarebbe stato anche un giovane di una famiglia agiata che in meno di un anno avrebbe acquistato più di 1.300 dosi di droga pagando oltre 70.000 euro. Il giovane, non potendo più pagare, sarebbe stato costretto con minacce a cedere l'auto e la moto di proprietà. La necessità di denaro avrebbe poi spinto quest'ultimo a minacciare l'anziana madre e una zia. Le somme di denaro incamerate con l'attività di spaccio sarebbero state poi riciclate con dei prestanome. Sempre nel mondo degli stupefacenti del marsalese sarebbe maturato anche l'omicidio di un pregiudicato che sarebbe stato ucciso a colpi di piede di porco lo scorso 26 settembre da uno dei principali indagati dell'odierna operazione, già arrestato per tale reato. L'indagato avrebbe anche tentato di introdurre droga nel carcere di Rossano Calabro, dove all'epoca era recluso per altri reati. Secondo gli inquirenti, anche la giovane deceduta per overdose nell'ottobre del 2021 si sarebbe rifornita in passato in quella piazza di spaccio. Importante è stata anche la collaborazione dei cittadini marsalesi, che su alcuni social network hanno segnalato i presunti spacciatori. E ascoltiamo adesso una dichiarazione del comandante dei carabinieri di Marsala. Da questa notte abbiamo eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 14 persone, 11 in carcere, 3 sottoposti a divieto e obbligo di dimora nel quartiere popolare di Sapusi, non lontano dal centro di Marsala. I reati contestati dalla Procura della Repubblica, che ha diretto e coordinato le indagini, sono traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, crack, cocaina ed eroina, estorsioni, lesioni personali, riciclaggio di denaro e anche un tentato sequestro di persona. Le indagini preliminari sino a questo momento ci hanno consentito di evidenziare una piazza di spaccio molto florida e molto stabile alla via Virgilio del quartiere popolare di Sapusi. I pusher erano suddivisi in 3 gruppi in concorrenza tra loro e lo spaccio avveniva H24. Gli assuntori di sostanza stupefacente molto spesso, per pagare la sostanza, consegnavano le carte del reddito di cittadinanza agli stessi pusher con i relativi PIN. Al momento dell'accredito del beneficio i pusher potevano prelevare il denaro sicuro. Tra gli acquirenti, a seconda delle risultanze acquisite che abbiamo finora
ottenuto, c'è anche appunto un assuntore che ha speso più di 70.000 euro in meno di un anno per l'acquisto di oltre 1.300 dosi. Questo a sottolineare il volume di traffico di stupefacenti della piazza di spaccio. Controlli della Guardia Costiera a Mazara, sono stati sequestrati 170 kg di gambero rosa non a norma, i particolari nel servizio. Al fine di tutelare i consumatori, i militari della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, con la collaborazione della Polizia Municipale e dei veterinari dell'ASP, hanno eseguito un'operazione contro l'abusivismo commerciale di pesce e prodotti alimentari. I militari hanno trovato all'interno di un locale cassetta in polistirolo contenente prodotto ittico pronto ad essere messo sul mercato, sprovvisto però dei requisiti di tracciabilità, nonché di qualsivoglia etichettatura riportante le informazioni minime obbligatorie in ogni fase della commercializzazione. A seguito dei controlli sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato poi al sequestro di 170 kg di gambero rosa. I militari della Guardia Costiera, oltre al sequestro del pesce, hanno elevato anche una sanzione pecuniaria di 1.500 euro. Il pesce è stato dichiarato dai veterinari dell'ASP non idoneo al consumo. Trasportava oltre un chilogrammo di cocaina pure il trentenne arrestato nei giorni scorsi nel comune di Castelvetrano dagli agenti della squadra mobile di Trapani. L'uomo è stato fermato dai poliziotti nei pressi di un'area di sosta lungo l'autostrada 29. Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, hanno deciso di sottoporlo ad un accurato controllo. All'interno del bagagliaio i poliziotti hanno trovato un grosso involucro in cellofane, risultato poi contenere lo stupefacente nascosto tra diversi sacchetti da spesa. Il trentenne è stato così arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, su richiesta della Procura di Marsala, è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Si allarga il range di età dei soggetti ammessi ai contributi dell'avviso Ripresa Sicilia. La misura di sostegno alla competitività delle imprese dell'isola è stata messa a punto dal governo Schifani e rappresenta una delle quattro linee di intervento all'interno del più ampio programma Competitività Sicilia. La Giunta regionale ha approvato la modifica ai requisiti di ammissibilità per la realizzazione di investimenti che favoriscano l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione di siti produttivi. Adesso potranno accedere ai benefici coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 46 anni. Per le donne invece non c'è nessun limite. Comunicato del Circolo Gioventù Nazionale di Mazara in merito alla situazione dei monopattini elettrici in città. Il servizio è da considerarsi utile anche se abbiamo più volte evidenziato come il mancato controllo diretto sull'utilizzo e l'inesistenza di un info point causassero qualche disordine, si legge nella nota. Nelle ultime settimane però nelle zone dove solitamente erano ubicati non si ha più traccia dei monopattini elettrici. Il Circolo Gioventù Nazionale chiede cosa deciderà l'amministrazione sull'eventuale prolungamento. Questa città vive di continui esperimenti e non più di atti concreti che migliorino il nostro sistema, ormai ridotto veramente alla magra politica. Gioventù Nazionale chiede chiarimenti all'amministrazione mazzarese. Mercato agroalimentare di Mazara con un video. L'ex sindaco Nicola Cristaldi mostra le condizioni della struttura. Vediamo. Sono disgustato per come viene mantenuto il nostro patrimonio edilizio della nostra città. Disgustato. Adesso voi vedrete un piccolo filmato nel quale mostriamo come è stato ridotto il mercato agroalimentare.
mai entrato in funzione, nonostante noi glielo abbiamo consegnato a questa amministrazione con tutte le carte in regola, un vero e proprio salotto. Guardate che cosa è successo. A seguito di un incendio è stato praticamente quasi distrutto, con tutte le suppellettili che sono andate bruciate e quindi esse stesse hanno necessità di essere rimosse. È un segnale di come si tiene il rapporto con le cose che noi possediamo. Guardate il filmato. Ecco, libero accesso, porte aperte, spalancate, e vale la pena di dire che queste porte sono aperte perché c'è stato appunto un incendio. Provocato da che cosa? Provocato dalla irresponsabile autorizzazione che è stata data ad una società per parcheggiare il cosiddetto trenino turistico, che appunto è andato in cortocircuito provocando i danni che potete vedere. Guardate, guardate il soffitto, guardate lo stato di abbandono, addirittura ci sono anche piccole pratiche di vandalismo. Ecco, guardate il manufatto costato milioni e milioni di euro. Guardate che cosa è diventato ciò che invece avrebbe dovuto essere un piccolo gioiello della nostra città. Lo stato di abbandono, l'incuria, la sporcizia, i cancelli aperti, tutto distrutto. Bisognerà investire chissà quanti soldi per tornare a far rivivere questo manufatto. Non si capisce la ragione per la quale non si è proseguito nella strada di coinvolgimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che avrebbe dovuto gestire la parte superiore dello stesso manufatto, e non si comprende perché non sono andate avanti con il concedere agli operatori della pesca e dell'ortofrutta i locali, gli spazi che avrebbero potuto contribuire a rivitalizzare non solo il manufatto ma anche tutta la zona circostante. Ed ecco invece che cosa ci stanno consegnando. Guardate, questo avrebbe dovuto essere il carrello trasportatore che era perfettamente funzionante e invece è stato ridotto a un cumulo di macerie. Ma a parte tutto questo c'è anche da capire che cosa è successo con l'assicurazione a seguito dell'incendio del trenino e dei danni che sono stati perpetrati. Bisognerà verificare se è vero che l'assicurazione ha pagato delle somme al Comune e capire soprattutto che cosa ne ha fatto di queste somme il Comune. È una delle tante vergogne della nostra città, guardate qui. Ma perché non ve ne andate a casa, cari amministratori? Come avete ridotto la nostra città? Una cosa è certa, qualcuno dovrà pagare. Bisognerà capire chi è il responsabile di tutto ciò che si è verificato a seguito dell'incendio e soprattutto bisognerà capire come è successo questo incendio. Chi ha provocato questi danni dovrà risarcirli. Il Consiglio Comunale di Campobello è convocato in seduta aperta il 27 febbraio alle 17 presso l'Aula Consiliare del Comune. Erano stati i consiglieri comunali dell'opposizione a chiedere la seduta aperta per un momento di confronto tra cittadinanza e amministrazione comunale sulla base delle proteste raccolte riguardo alla messa all'asta dell'ex caserma della Guardia di Finanza di Trefontane. Questo appuntamento è molto importante, scrivono i consiglieri dell'opposizione, è necessario approfittare al meglio di questo spazio perché rappresenta un canale di comunicazione che consente ai cittadini di potersi esprimere riguardo ad un bene comune di rilevante importanza collettiva. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina.
Nella settimana dal 6 al 12 febbraio si è registrato in Sicilia un netto calo di nuove infezioni da Covid-19. Nuovi positivi rilevati sono stati 1.807, con un meno 25,55% rispetto alla settimana precedente. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie dell'Assessorato regionale alla salute. In merito alle nuove ospedalizzazioni, queste risultano in diminuzione. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 14 febbraio dall'inizio della campagna di immunizzazione. In Sicilia sono state somministrate complessivamente 10.730.682 dosi. Ha preso il via ieri pomeriggio il carnevale a Drabanna Luponti, a Mazara, con la sfilata di carri allegorici e momenti di spettacolo. Questo pomeriggio sono previsti alcuni eventi in piazza Mocarta e piazza della Repubblica. Il carnevale si concluderà martedì prossimo. Vediamo alcuni momenti della sfilata di ieri pomeriggio. Dall'associazione culturale a Drabanna Luponte. Facciamo un grande applauso all'associazione che in un mese ha realizzato questi carri e tutto quanto il carnevale. Ed ora lo sport. Si gioca nel weekend la 22ª giornata del campionato di calcio eccellenza. Vediamo le partite in programma nel girone A. Campionato di eccellenza, girone A, le partite in programma per la 22ª giornata. Agragas Parmonval, Casteldaccia Mazzarese, Leonfortese Cus Palermo, Mazara Gela, Nissa Castellammare, Oratorio San Ciro Pro Favara, Resuttana Enna, Unitas Sciacca, Don Carlo Misilmeri. Il Mazara quindi ospita domenica lo stadionino Vaccare e il Gela, mentre la Mazzarese sarà impegnata sul campo del Casteldaccia. Per il calcio a 5, dopo l'importante vittoria nel derby di sabato scorso, domani il Futsal Mazara è chiamato a concedere il bis contro il Cus Palermo, attuale terza forza del campionato. La partita si giocherà al Palacus di via Alto Fonte, con fischio d'inizio spostato alle 18 su richiesta della società ospitante. Siamo in chiusura. Per la programmazione sulla nostra emittente vi ricordo che stasera alle 21.30 trasmetteremo il musical Sirenetta, portato in scena alcuni giorni addietro al Teatro Rivoli dai ragazzi del liceo Adria Ballatore. Infine, una comunicazione di servizio: per lunedì prossimo è prevista, così come comunicato dall'Enel, un'interruzione della corrente elettrica in alcune traverse della via Castelvetrano. Interessata a questi lavori è anche la sede della nostra emittente, quindi è probabile che le nostre trasmissioni vengano interrotte per alcune ore. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.